Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati su Clash Royale. Signori, innanzitutto dobbiamo superare 20.000 like perché, incredibile, ho modificato un pochino il deck. Almeno così mi ricordo di averlo modificato dall'ultimo video. Infatti ci abbiamo messo la veleno, abbiamo l'estrattore, abbiamo il mega sgherro, abbiamo le guardie, abbiamo il mini pecca, abbiamo il golle gigante e abbiamo il minatore per un costo totale di 3.6. Signori, ci manca davvero poco per raggiungere il nostro record, che sarebbe di 4.447. Oggi sono arrivato a 4.444 e non ci sono riuscito, quindi proviamo a fare tre belle partitozze e vediamo se riusciamo a battere il nostro record. Stiamo giocando contro XL della Nova De, cose incredibili. Abbiamo sempre il nostro caro amico qui, ti scrivo, bello potenziato. La ghiaccio non ce l'ha, quindi è stato un attacco preventivo che non ho ben capito. Ho voluto fare così perché mortacci sua, guardalo, stava passando tantissimo ragazzi. Dai ragazzi, uno di voi mi ci vada, almeno lo sgherro. Eccolo, due colpetti gliel'abbiamo tirati. Vaffanculo, va. Allora, posso buttare sicuramente le guardie, che una piccola manina me la danno. Lo so, lui mi ha fatto dei danni ingenti, ragazzi, qua. Qua lui mi ha fatto veramente, veramente male. Possiamo provare. E ripeto, provare, ciò non significa che vinciamo. Possiamo fare così, ovviamente un po' di danni adesso noi glieli stiamo portando. Avremmo anche la veleno per potergli togliere l'estrattore. Lui fino adesso mi ha attaccato solo di domatore e mi ha fatto anche malissimo. Visto che lui non intende attaccare, io propongo di togliergli l'estrattore di elisir. Possiamo far partire lui e facciamo partire lui. Facciamo fare così. Ovviamente facciamo anche di questo. Ci ha detto una sfiga, ragazzi, imbarazzante. Ma seriamente imbarazzante, eh? Non stiamo riuscendo. Ora, dato che stiamo perdendo sostanzialmente, perché stiamo perdendo alla grande, o andiamo sopra di elisir o questa qua è una partita bella che persa. Ora, proviamo a fare un attacco decente, come si dovrebbe, perché noi dovremmo fare di questo, dovremmo fare così, vediamo se riusciamo in qualche modo a buttare giù, niente raga, questo è proprio, questo comunque è bravo, è vero che c'ha anche il deck giusto per romperci le palle a noi, eh. Questo ormai è appurato, però. Però. Potevamo fare di meglio? Assolutamente sì. Sicuramente sì. Quindi possiamo fare così. Ovviamente lui ci sta one-shottando la vita. Una carta che probabilmente dovrei mettere, che è molto, molto, molto forte, è il moschettiere. Il moschettiere è veramente una carta molto interessante. Mi fa fuori qualsiasi cosa. Mi fa fuori qualsiasi cosa. Quindi ragazzi, partita persa. Ovviamente abbiamo perso poche coppe perché lui ce n'aveva tantissime. Adesso andremo a vedere che cazzo di deck ci aveva, perché, cioè, quando io penso ho trovato il deck giusto, poi arriva uno che ce l'ho un sacca da dietro. Eppure io non vedo tutta sta difficoltà dentro sto deck, ragazzi. Io non la vedo tutta sta difficoltà, raga. Io non la vedo tutta sta difficoltà. Va bene, riproviamo, potrebbe essere un caso, quindi non so quello che cazzo sto facendo. Proviamo nuovamente, anche questo c'ha un sacco di coppe, non capisco perché mi sta abbinando contro queste persone qua, livello 13. Vediamo se lui fa una mossa, sì, mi butta l'estrattore, per noi potrebbe essere buona come cosa, quindi mando un gigante solo soletto lì e vediamo se riusciamo a fargli un po' di danni. Secondo me sì. Che cazzo, mamma mia, oh. Mamma mia, quanta cazzo di cattiveria tutta insieme.
Seriamente, raga, quanta cattiveria. Madre mia, oh. Raga, tre moschettieri. Io ve giuro, raga, intanto non posso difendermi da una cosa. Allora, questo gioco però un po' è cambiato. Siamo sinceri con noi stessi, per favore, perché questo gioco un po' è cambiato. Non è possibile che uno c'ha contro i tre moschettieri e precisamente perde. Non è giusto. Io non posso, cioè, avere tutto per tu. Cioè, mo un pochino mi sto incazzando, ma cercherò di calmarmi. Nel senso, per buttare giù i tre moschettieri, o hai la palla di fuoco o hai i barbari. Cristo Dio, no? Ma come pretendi che io riesca a vincere in un altro modo? Seriamente, come pretendi? Io quello che non capisco. Io è quello che non capisco, ragazzi. Dai, tre moschettieri. Fanculo a te. Vediamo, io magari mi faccio i grandissimi cazzi miei. Vediamo, faccio così. Li rallentiamo. Ovviamente gli facciamo danno. Butto giù le guardie. Vediamo se riescono a fargli. No, tanto non gli fanno niente. Cioè, nel senso, troppo forte. È troppo forte. Troppo forte. I tre moschettieri sono assurdi, ragazzi. Sono seriamente assurdi. Allora, facciamo così, dai. Facciamo così. Facciamo così. A me sembra che lui adesso sta riaspettando nuovamente. Possiamo fare così, che sicuramente un po' di danno gliel'ho fatto. Per carità di Dio, un po' di danno gliel'ho fatto. Lui a sinistra mi ha tolto tutti gli estrattori. Mi manda anche giù un golem. Tanto uno dice, sai, non mi hai mandato niente. Dai, vediamo come cazzo risolviamo sta cosa. Tanto o vinco io o vinci tu, cioè le cose sono due. Quindi tanto vale giocarsela bene, no? Quindi quelli stanno là. Questi possiamo fare così. Là gli ho buttato il coso, così almeno. Veniamo. Vediamo. Che vedevo di. Posso bloccarli. Posso fare così. No, no, non sono riuscito. Ma mannaggia, mannaggia, mannaggia. Raga, è impossibile. È impossibile. È impossibile, ma perché mi trovo così in difficoltà, raga? Prima fino a mo l'ho vinte tutte. Guarda, non è che vi dico cazzate. Poi sì, qua avevo perso, però ancora stavo sistemando il deck. Che rottura di coglionis. Questo qua, questo, c'ha un deck che peserà. Ma quanto non voglio vederlo, ma che cazzarola mi frega a me. Voglio vedere, tu, visualizza profilo questo deck, quanto pesa 4.2. Come fa a vincermi un deck da 4.2, ragazzi? Non è possibile. Non è possibile. Quindi che facciamo noi? Vogliamo fare un cambio? Facciamo un cambio. Alziamo ancora di più il costo di questo cazzo di coso. Le guardie mi sono state utili. No, contro questo deck non mi sono state utili le guardie. Però tanto le devo tenere. Perché se no, dai, no, andiamo a perdere. Andiamo a perdere in compagnia, ragazzi. Poi non c'ho i capelli fatti oggi, ma ci posso mettere sempre il gel, quelle cose là. Quindi 4250 coppe. Questo se perdiamo ci fa malissimo. Troppo forti i tre moschettieri, ragazzi, cioè, Cristoforo Colombo. Sono troppo forti i tre moschettieri, ragazzi. Poi non so se ci avete fatto caso, non c'è mezza volta che mi abbia fatto iniziare con l'estrattore di Elisire. Io questo ve lo voglio far notare. Poi vabbè, ci sta lo sgherro quello lì che è impressionante. È molto forte, raga, eh. Molto molto forte. Probabilmente è più da difesa che d'attacco. Mi viene questo dubbio in mente. Senti, nel dubbio, tanto vediamo se queste guardie veramente sono così efficaci. Anche se non credo mai. Dai, tanto ti devo togliere danni sia alla Valchiria e sia all'estrattore. Quindi, perché non dovrei fare una cosa del genere? Potrei anche metterti lui, ma sinceramente voglio trattenermi i soldini, perché secondo me tu non ci arrivi. Quindi facciamo così. Lui mi dovrebbe... No, lui ha focussato. Ovviamente mi ha focussato. Vediamo.
Lui è rimasto vivo per miracolo. Niente, il miracolo è finito totalmente. Una hit gliela tiri. Oh, grazie, sono veramente soddisfatto di questo. Buttiamo l'estrattore. Poi tra l'altro voi dite, ma perché si gioca con l'estrattore? Perché questi deck qua costano troppo. E come li mandi avanti? Non capisco. Boh, io secondo me diventano inutili ste guardie, raga. Io boh, sapete, c'ho i miei dubbi comunque. Perché quelli là me l'hanno massacrati. Oddio, adesso i danni dovrebbero essere ingenti. Perché anche i barbari dovrebbero prendere dovrebbero prendere danno. La torre ha preso danno. Sua zia ha preso danno. Ora lui mi butta il gigante royale. Io ho lanciato una scarica perché mi è volato via il dito. Quindi tutto a posto. Raga, una meraviglia, seriamente. Possiamo fare così, perché tanto il mega sgherro è rimasto in vita. Tanto tu mi butti la Valchiria, quindi non ha senso per me lasciarti in vita, no, quella roba lì. Facciamo anche danno ai barbari, che male non fa, sostanzialmente. Quindi una scarica, perché ci avanzano le cose. A sto punto io vado di cattiveria. Potrei già farlo fuori così, ma a sto punto aspettiamo. A sto punto aspettiamo, perché secondo me, anche se molto lentamente, una hit quello stronzone me la dovrebbe fare. Visto che la hit è stata fatta, io procedo con la veleno a fargli fuori le ultime unità. Le guardie non mi piacciono, cioè non mi stanno piacendo, ma perché sostanzialmente stiamo trovando contro sempre gli stessi deck. Ed è quella la mia paura. Avete capito quello che vi voglio dire? Perché magari abbiamo un deck formidabile, ma troviamo sempre i soliti deck contro e subiamo. Ovviamente, fateci caso, adesso con Messi Barbari, tre moschettieri non si sono visti di pezza. Ci avete fatto caso che ci hanno tutti, ovviamente, adesso l'estrattore, perché è molto molto utile. Ovviamente non gli ho fatto una sega di danno, per fortuna ci sta lui. Guarda, se vuoi colpiscimi, non mi interessa, cioè a sto punto o me la gioco. Raga, guardate il mio merda di estrattore, se me lo fa mettere una volta giusto, eh. Una volta giusto. Sapete che c'è? Io magari, a posto delle guardie, metterei una truppa volante. Perché ho visto che loro subiscono da morire. Sì, sono rimasti in vita, ma secondo me una truppa volante potrebbe essere anche meglio. Secondo me. Poi, ovvio, mi potrei sbagliare. Allora, lui mi butta gli sgherri. Perché non so che fine abbiano fatto i miei sgherri. Perché io ce li avevo gli sgherri? Perché non ce li ho più nel deck gli sgherri? Questa è una domanda abbastanza interessante, perché non ce li ho. Vediamo, stupido, non è. Quindi visto che mi hai buttato il mini pack a sinistra, cioè a destra, io mi permetto di fare così. Mi permetto. Ma come non l'ho selezionata? Vaffanculo. Ma che cazzo non ho selezionato? Imbecille. Allora. Ok. Quindi quella è andata giù. Le guardie il loro dovere l'hanno fatto. Il moschettiere non è morto. Ma perché non è morto? Non è morto perché anche lui, come è stronzo. Quindi partiamo da questo presupposto. Allora, guardate i danni che mi sta facendo quel maledetto. Cioè, mi ha buttato giù anche lui la torre. Bene. Sono assolutamente d'accordo. Quindi, nel dubbio, procediamo a fare così. Nel dubbio. Perché, sentite, io devo attaccare comunque. Non posso aspettare lui che mi fa qualsiasi mossa. Io devo andarci giù, ragazzi. Cioè, parliamoci chiaro, ci dobbiamo andare giù, raga. Il cosino lì è molto, molto forte. Il cosino. Raga, qua o ce la facciamo così o non ce la facciamo, eh. Cioè, e secondo me non ce l'abbiamo fatta. Per poco, ma non ce l'abbiamo fatta. Non ci voglio credere, non ci voglio credere. Allora, se non riesco a vincere questa partita perché vaffanculo, veramente per 18 secondi no, eh. 18 secondi no, eh. Mio Dio, vaffanculo, bastardo.
Mamma mia, meno male il minatore. Il minatore, il mio minatore. Signori, prossima partita. Dai, voglio farne un'altra. Ok, pure questo è forte. 4.568. Ragazzi, stiamo giocando a un numero di coppe eccezionale comunque. Assolutamente. Non saranno le 5.000 che girano adesso. Ma Cristo, ho fatto la Columbus. Quante ne sono? Allora, ricimuliamo un po' di Elisir, giustamente, perché è la stessa cosa che ti faccio io adesso, brutto stronzo. L'unica cosa che io adesso ti attacco di guardie pesantemente, ah, con tutto che mi sono lamentato che i guardie non mi fanno impazzire, l'ho lasciato dentro, questo abbastanza interessante, eh. Allora, se io lo zappo, niente, dovrei avercelo più forte di uno. Se lo avessi più forte di uno, probabilmente i danni erano molto più interessanti in questo caso. Quindi sì, quella è una carta comunque da portare su. Sono molto contento di questa cosa che ha fatto lui. Ipoteticamente, ragazzi, questa è l'unica cosa che posso fare. L'unica cosa che io posso fare attualmente è questa. Allora, vediamo, perché sono... No, sono obbligato, ragazzi. Questo c'ha quel deck di merda che spona tantissima roba pesantissima, che non si sa come veramente fanno. Guarda, le mie torri vanno giù. Cioè, con... Boh. Io non capisco. C'è qualcosa in questo meccanismo di Clash Royale che mi lascia un attimo un po' così. Non mi risultano dei conti a me. Com'è possibile che un deck così pesante riesca con una facilità così imbarazzante a stare appresso al mio deck, che sostanzialmente è più leggero? Cioè, lui c'ha il pecca, ragazzi. Cioè, c'ha il pecca. Non stiamo a parlare de Topo Gigio. Avete capito quello che vi voglio dire? Cioè, questo c'ha il pecca, raga. Questo c'è il pecca, ma quello grosso. Non stiamo a parlare, ripeto, di Topo Gigio. Non stiamo a parlare di Topo Gigio, regà. Cioè, è pazzesco, regà. È seriamente pazzesco. Come cazzo fai? Non è possibile. Non è seriamente, non è possibile. Tutto qui. Cioè, io posso pure buttarti tutta la roba che voglio, ma come ti contrasto io tutta quella roba? Io non posso contrastartela. Ragazzi, c'è un qualcosa di base che non funziona. Cioè, adesso io, cioè, quindi mi faccio un deck col pecca e cago pecca come se non ci fosse un domani. Va bene, vaffanculo, va bene. Devo capire che cazzo è successo, no, regà? Perché non è possibile, avete capito quello che vi voglio dire? Cioè, non... Questo deck pesa tantissimo. Come fai a buttare 4.3? Non dovresti giocare con questo deck. Come fai a giocare con un deck 4.3? A calarmi lui tutto insieme. Ma come cazzo fai? Come fai? 7 e 5? Quanto fa? Fa tantissimo, 9, 7. Regà, fa 16 di Elisir. Credo. 16 di Elisir, un attacco di 16 di Elisir. No. No, regà, no, non è possibile. A sto punto mi miglioro lui, Cristo santo. Prossima volta facciamo l'attacco con lui. Allora, vogliamo appesantire i nostri deck? Appesantiamoli come si deve. Allora, no, facciamo le cose fatte per bene. Ste cazzo de guardie che non sono state utili per niente, perché tanto poi ti arrivano con l'arte e le guardie crepano in un attimo. Cosa che prima le guardie, mamma mia, erano intoccabili. Oh, affanculo, ma sai che c'è? Mega appuntamento de Clash Royale anche oggi, vai. Ah, perché quando me parte, raga, cioè non è possibile. Oh, adesso mi ha dato lo stronzo, me l'ha dato adesso qua. Prima no, perché sennò diventa troppo facile vincere. Ovviamente ce l'avevo il mini pecca per contrastare quel domatore io. Cioè, io ce l'avevo. Ma quindi è giusto. È giusto.
È giusto. Scusate, mi ripeccano, ma i barbari. I barbari ce li avevo. Cioè, ce li avevo i barbari. Quindi, guardate il mio golem quanto è bello. Adesso io voglio vedere. Voglio vedere come me lo contrasti. Perché di solito. Mamma mia, cioè, di solito. Voglio vedere come cazzo me lo contrasti. Io adesso ti mando anche lui. Perché di te non deve rimanere niente. Guarda, non sono riuscito a togliergli quella merda di inferno, ragazzi. Cioè, non ci sono riuscito. Raga, non ci sono riuscito. Ormai poi sta veleno è everywhere, veramente ovunque. Va bene, adesso io so quello che tu hai nel deck. Quindi a me va anche bene. Quindi facciamo così. Ah, ragazzi, tanto non ce la facciamo, raga. Cioè, io ve lo dico con tutto il cuore in mano. Non ce la facciamo a vincere contro di questo, eh. Non è possibile. Cioè, non è proprio possibile. Ovviamente. Io, ragazzi, sono sicuro che qualcosa è cambiato. Secondo me lo script è aumentato. Cioè, di farti perdere, farti vincere. Secondo me è aumentato a dismisura. Perché ve l'ho sempre detto che c'era. Sempre detto. Ma cazzo, mo che c'ho il golem, c'ho uno contro con l'inferno. Ma tatatan, facciamo anche le magie adesso, Clash Royale. Cioè, so che sei magico, ma non è che mi vada così tanto bene come cosa, vaffanculo, eh. Quindi a te ti faccio così. A te ti faccio così. A te ti faccio così. Così almeno qua abbiamo fatto i barbari. Ce l'abbiamo là. Ovviamente mortacci vostra, no? No, non è possibile. Non vincerò mai questa partita. Questa partita io non la vincerò mai. Mai. Questa partita non la vinceremo mai, ragazzi. Toglietevelo dalla testa, perché ve lo dovete togliere. Non la vinceremo mai. Bella partita. Insomma, io ci avrei da ridire su sta questione, eh. Sinceramente io ci avrei da ridire, però. Cioè, avete capito quello che voglio dire? Ma fra tanti, abbiamo dovuto ritrovare un Cristo che aveva l'inferno. Adesso io, voglio andare a vedere. Poi dici, perché la gente ha lasciato sto gioco? Voglio andare a vedere, nelle ultime partite, in quanti, prima che io avessi veramente una carta molto costosa, focussabile praticamente solo dall'inferno, in quanti avevano l'inferno. No. Wow, aspetta, no, vieni qua. No. Ah, non ce l'aveva. Strano, neanche questo. Ah, ma l'inferno non c'erano, Cristo Dio. Se l'inferno non c'erano, perché cazzo appena ho messo sta merda di carta mi è uscita st'altra merda di carta? Allora, perché mi dovete fa incazzare? Ma perché? Perché mi dovete fa incazzare? Gioco di merda, me ne faccio un'altra, oh. Mamma mia, regà, oh. Ma adesso hanno cambiato qualcosa. Ma qualcosa di pesante. Hanno cambiato qualcosa di pesante. Ecco. Mo me verrà subito l'altra gemma, oh. Perché tu sei scarso. Sei sempre stato scarso. Ah. Però poi fra qualche giorno, quando si scoprirà che hanno cambiato magari un algoritmo di qualcosa, poi tutti zitti, perché in realtà Ciccio Gamer 89 c'aveva ragione. Porcaccio il cazzo. Mamma mia, oh, porcaccio il cazzo. Vaffanculo, va. Guarda che assurdo. Guarda, se pure questo c'ha l'inferno, regà. Mamma mia, vado in rage game, cioè, divento, cioè, mi incazzo, regà. Ma wow cosa. Wow cosa. Hai visto tua sorella nuda? Hai visto per caso tua sorella nuda? No, dimmelo. Perché se hai visto tua sorella nuda, la voglio vedere anch'io in questo preciso istante. Nuda. La voglio vedere anch'io. Adesso quella strega di merda mi sciotterà tutti i miei fottuti barbari. Ve l'ho detto io. Guardate, non riesco a calare l'estrattore perché non ce l'ho mai all'inizio l'estrattore. Adesso ci abbiamo contro le guardie. Va bene. Va benissimo. Altro no, va bene. Va benissimo. Se non butto gli sgherri, ovviamente quelle guardie mi avrebbero perforato il culo. Quindi buttiamogli giù il suo estrattore, che effettivamente ha rotto le palle. Adesso tutti sti deck con sti cazzo di cavalieri ci avete comprato, raga.
Mi sto agitando perché mi sto per incazzare. Ragazzi, questo come fa a sapere che io non ho carte utili per difendere? Come cazzo fa? Poi ho tirato l'estrattore un secondo prima. Ragazzi, questo come fa? Come fa? Io me lo dovete dire a me, per favore, perché io non lo so. Ora io rimando lui con una tranquillità bestiale. Faccio così, perché tanto qui c'ha 200.000 truppe. Dovete morirci tutte male. Non male, di più. Ci dovete morire male, di più. Quello stronzone lì sotto me la posso cavare facendo di questo. Mi ha ovviamente tirato la carta giusta per contrastarmi. Quello me li shotterà tutti, tutti malissimo. Lui riuscirà ad arrivare sotto torre e a dare una hit abbastanza importante. Ok, almeno siamo riusciti a fare qualcosa di interessante. Ovviamente quello stronzo è riuscito a fare il suo lavoro. La strega non mi sembra un problema. Mi butta la veleno, che mi farà tantissimo danno. Ma danno non è un danno così tanto per raccontarci, sapete ragazzi? Mi hanno fatto danno, no. È un danno incredibile. E a questo punto zappo. Ma zappo la vigna a questo punto, quindi vediamo se in qualche modo, puta caso, riusciamo a difenderci. Ma io vi posso garantire di no. Io vi posso garantire di no. Che non possiamo difenderci da questi tech così. Non possiamo. Prima di registrare le ho vinte tutte. In questo video mi hanno fatto perdere una caterba di partite. Voglio vedere chi ci avevo contro. Di nuovo un deck che costa quanto la loro madre. Signori, io mi studierò a fondo queste cose, perché devo trovare delle carte che mi sciottino a questo punto loro, perché stanno ritornando. Vabbè, la faccio più bella.